Vortice No Game presenta. Poni diceva
tre battute, un episodio sì e dieci no, però ho capito il meccanismo. Quando mi sono ritrovata il sabato più a me stessa, con la bocca mi seguivo e ho detto vabbè, ma cioè è facile. E invece il direttore del doppiaggio era abbastanza allibito, perché ha detto non è vero, ci sono fior fior di attori che poi non sono capaci di doppiarsi, perché un conto è anche attori bravissimi, ma un conto è recitare ovviamente su un set dove tu ti sei preparato il personaggio, ti immergi nella situazione, no? la stanza piuttosto che l'esterna, piuttosto che hai studiato la parte, sei nel personaggio e reciti. Un conto è riprodurre tutta quella roba lì davanti a un regio in una sala buia con un monitor che là, il microfono qui, e magari uno tende a buongiorno, tutto bene? E poi invece magari parla con quello che ha a fianco, no? Perché non è così. Per me è stato naturale. Quindi forse è da lì che hanno capito che avrei potuto fare qualcosina nel mondo del doppiaggio. E infatti, magari anticipo la domanda che volevi farmi dopo, terminata l'esperienza di Licia è arrivata una meravigliosa serie in cui cercavano la voce più possibile all'originale senza interventi meccanici, cioè senza dover picciare la voce come in originale. Cercavano qualcuno che doppiasse Alvin Rock and Roll. Io ho fatto il provino e mi hanno preso. Hanno scelto gli americani, cioè proprio preso la voce più simile, e quindi evidentemente lì ci ha fatto scuola, Marika mi ha aiutato e poi da lì proprio sono partita. E in questo caso c'è molta tecnica nel dover fare la voce di una, anche in questo caso un animale umanizzato, piccolo, no? Questo chipmunks. Allora, anche lì è una cosa che io non so spiegare, perché io ogni tanto faccio delle lezioni in una scuola di doppiaggio e mi è capitata con degli allievi di dire ok, prova a farmi una vocetta, non sono capace. Tipo, cioè, fai una caricatura, non mi viene. Ma tu fai un animale? No, non sono capace. Io ho visto Albi, ho sentito l'originale, vogliamo una cosa simile e ti viene spontaneo. No, Dave, non sono stato io. Cioè, mi viene proprio spontaneo. E questa probabilmente una cosa con cui ci nasce. Io voglio arrivare a questo, nel senso che sei ancora in grado di farlo adesso, sì. Dici? Sì, mi divertirebbe, ma invece sono stata sostituita. Quando è arrivato il nuovo Alvin in 3D, sono stata sostituita meravigliosamente da Davide Perino, però voce adulta che poi è stata picciata meccanicamente, per cui sono stata sostituita da un maschio, è incredibile. Adoro Davide, bravissimo, veramente. E vabbè, tantissimi personaggi, però uno in particolare fa parte di una serie che quest'anno compie 25 anni. Caspita, infatti c'è qualcuno vestito One Piece. La tua Nami, che posso dire qualcosa? Sì, tanti, però c'è Nami proprio, guarda, con le braccia a cuoricino, cuoriccione. Ciao Nami. Questo personaggio che ha avuto un'evoluzione fisica e anche caratteriale tra questa lunga serie. Ha avuto un'evoluzione fisica notevole, devo dire. È mancata per un po' nella storia, come altri. No, sono andata a imparare come usare il Climatact, senz'altro. È tornata con la chioma lunga fino al sedere. Abbiamo capito tutti dove è stata. No, vabbè, mi diverte molto la cosa. C'è tornata che era di una gnoccheria pazzesca. E vabbè, madre natura. E sì, quindi è cambiata tanto. Io mi diverto a dire che da quando ha saputo che la dobbiamo io, lei portava sempre il cappellino corto qua, cioè si è fatta crescere i capelli e viceversa i miei capelli hanno cominciato a prendere delle strutture rosse. È così, vivo in simbiosi con il mio personaggio, forse loro vivono in simbiosi con me, o forse il Ciroda è di chi è la doppia in Italia? La pacotta? Ma noi abbiamo preparato un piccolo contributo dedicato ai 25 anni di One Piece e del tuo personaggio, che ora ti prego dalla regia di far partire il primo contributo. E ci vediamo. Yeah.
Beh, a dire la voce assolutamente no. No, però le sfumature sono cambiate, cioè la ragazzetta è diventata più donna, cioè però una emozione, no? Si passa dalla sofferenza al ricordo, a invece alle cose più divertenti, no? Un personaggio che mille sfaccettature. È vero, è una delle cose belle di poter seguire un personaggio che dura per tanti anni. Mi è capitato con Nami, ma è lo stesso discorso anche con Bulma, anche Sakura, per assurdo anche Jessie dei Pokémon. Sono proprio personaggi che negli anni cambiano. E quindi chiaramente comunque la storia si evolve, le storie cambiano, tutte le varie saghe di One Piece, per cui si chiude una cosa e parte un'altra di avventura, riesci veramente a vivere mille sfumature con il tuo personaggio, quindi riesci a capire i ricordi dell'infanzia, cosa li ha segnati, cosa li ha fatti crescere, è bellissimo, diventa una parte di te. Ci sono ancora delle cose che quando io vedo mi viene proprio un po', mi si stringe, no? Un po' il magone, un po', perché ne ha passate di tutti i colori in anni comunque. E quindi questa cosa è molto bella. Parlaci un po' del cast, no? Con chi hai lavorato, come è stato, chi ha diretto, com'è stata un po' questa avventura, no? In tutti questi anni, e anche un po' come è cambiata. L'avventura di One Piece. Sì, l'avventura anche no, per quello che riguarda il doppiaggio, no? Il fatto che siano cambiati i doppiatori, il fatto che comunque avete lavorato così tanto insieme. Magari non mi ricordo se avete avuto la possibilità di lavorare insieme a Decio, ad esempio, ancora. Ma allora, One Piece come anche Dragon Ball, sì, siamo partiti che magari vecchi tempi si lavorava magari in 2-3 a Decio, o comunque magari con 3-4 colleghi nello stesso turno, magari ci si alternava al leggio, comunque sempre in copia con qualcuno. Adesso, dopo la pandemia, ma per motivi proprio di come è cambiata la lavorazione dei prodotti, siamo praticamente sempre fissi da soli davanti al leggio. Per cui le cose sono tecnicamente cambiate, si sono anche alternati negli anni tanti direttori diversi, perché magari il prodotto si sposta da una sala a un'altra, magari il direttore non è più disponibile, magari una sala è legata più a dei direttori piuttosto che cambiano gli adattatori, cambiano tante cose e noi ci siamo sempre un po' adattati. Anzi, nel tempo va a finire che tu come voce sei un po', diciamo, il punto di riferimento, perché magari ti cambia lo studio, la direzione, dice, ma questo come lo... no, era più così. Per cui diventa comunque un po', tu sei un po' proprio il sunto di quello che è il tuo personaggio, te lo porti dietro e negli anni hai modo di cambiare tante cose. Poi sono cambiate proprio i mezzi tecnici, per cui chiaramente ti adatti anche al modo di doppiare, più veloce, diverso, ma per assurdo cambia anche il disegno. Adesso io quando rivedo i primissimi episodi di One Piece, un po' sono a raccolta, ma un po' come se noi guardassimo i vecchi film di Disney con la vecchia colonna. È un po' quella Biancaneve, Cenerentola, tutti un po' battati, no? Sono così un po' anche le prime puntate di One Piece, cioè proprio cambiato il disegno, l'audio, e tu ti adatti nel tempo, per cui continui a essere moderno, no? Perché eravamo moderni anche negli anni 80, all'epoca era perfetto, poi chiaramente le cose cambiano, tu ti adatti, non so neanche dirti come, però anche lì è naturale. Cioè alla fine il doppiaggio, quindi poter dare la voce a un personaggio, è riuscire a rendere quel disegnino animato il più vero possibile. E quindi diventi che ti appoggi, cerchi di dargli vita in un modo più naturale, più semplice possibile. E su questo Tsunami, no? Tu per caso hai qualche action figure di Nami? Tu me lo chiedi perché lo sai. Io ho una collezione di Nami, credo di avere, non so, una trentina di Nami diverse. Anche perché poi lo sapete, un po' una shopaholic Nami, cioè nel senso, vorrei comprare qualcosa di carino da mettere sulla nave. Cioè, Nami forse veramente è uno dei personaggi, vabbè, all'interno anche di One Piece. Quanti outfit ha cambiato, è modernissima,
sono da Ionisti, quindi non è che puoi prendere l'action figure. Cioè, penso a Bulma, Bulma ci ha, non so, cambiato in 20 anni. Quanto questi, cioè, no? Dammi una valangata, per cui dici, no, vabbè, ce l'ho, l'action figure. Poi, un vestito bellissimo, poi esce il figo, e quindi alla fine credo di averne più di 30. Poi quelle che non ci sono nell'animazione, cioè nelle serie o nei film, se le inventano, perché comunque la signorina si presta ad avere delle cose meravigliose, e quindi la collezione continua. Non è finita. Bene. Chi di voi ha un action figure di Navi? Oh, pochissimi. Io. Brava! Brava! Una ne hai? Ne ho due. Bravissima. È l'inizio di una bella collezione. Papà? Ma Navi è guapissima, non solo. Tantissimi altri personaggi, ma andrei insieme a vedere la prossima clip dedicata un po' a Emilia Testa. Hai visto come è cambiato il mondo di te? Ora la paura che io possa lasciare da un momento all'altro. Vuol dire che mi ama veramente. Giustino, sei tanto importante ieri. Sì, tu ti sei divertita e hai terminato di la fronte sì, io ce l'ho. No, no, no. Quando comunque è iniziato o anche dai tuoi
quei ricordi di come erano Barbie, anche come hai giocato, no? Io chiaramente sono una delle tante bambine che è cresciuta giocando con Barbie, ma io in realtà sono subentrata come nuova voce di Barbie quando i vertici di Mattel hanno deciso di svecchiare un po' il personaggio di Barbie, personaggio quindi poi chiaramente la bambola e tutto il resto, e quindi hanno fatto provini, mi hanno preso e devo dire che quindi io ho contribuito al cambiamento, allo svecchiamento, al rinnovamento del personaggio di Barbie. Quindi da quando sono arrivata io, Barbie, che era sempre stata o la principessa, principessa povera, o la fatina, proprio con le luce, in realtà uno dei primi film, no, il primissimo film era una principessa, ma poi è diventata una moschettiera, una surfista, una disegnatrice di moda, andava a cavallo ma faceva proprio le gare di equitazione, cioè è decisamente diventata molto più moderna. Sono 18 anni che sono la sua voce e l'ho vista cambiare, nel senso che quello che probabilmente rende Barbie Barbie, quest'anno compie 65 anni e non sentirli, è che lei è sempre riuscita a evolversi con il cambiare dei tempi e è cambiata anche lei. Quindi il momento in cui hanno cominciato ad andare ha cominciato ad allargarsi YouTube e quindi ad andare di moda gli YouTuber con il loro canale, Barbie ha aperto il suo canale YouTube, i social, e lei si è aperta la sua pagina Instagram. In cui se c'è Festival di Cannes, il Festival di Venezia, lei sfila sul tappeto, sul red carpet, e cioè, è sempre in prima linea con tutto, quindi continuando ad essere comunque modello. E quello che è il canale YouTube è un canale che nasce per i bambini, per cui poi chiaramente fa parte di YouTube Kids, ma in realtà hanno cominciato ad andare di moda i vlog e lei faceva i vlog sul suo canale. E i vlog in cui io mi sono ritrovata, vlog che durava tipo 3 minuti, 2 minuti e mezzo, io mi sono ritrovata anche a commuovermi, perché su vlog di questo canale, che dovrebbe avere un'utenza di bambini, a parlare di temi importantissimi, cioè tipo il bullismo a scuola, tipo la diversità, il razzismo, quindi lei c'ha l'amica che è di colore, e a trattare veramente dei temi importanti, ma veramente in maniera delicata, in maniera gentile ma profonda, e suggerendo anche come superare dei gap o comunque dei problemi. Poi recentemente hanno cominciato ad andare di moda i podcast, e Barbie ha cominciato a fare podcast, cioè io la amo, perché veramente non è veramente modernissimo come personaggio. E tra l'altro molte cose che io ho doppiato ho scoperto che vengono girate in America con una Barbie fisica, cioè un'attrice che recita la parte di Barbie, per cui quando poi la si vede che si muove sembra molto naturale, è perché c'è un essere umano dietro. Non mi ricordo cosa la racconto amica. Per i vlog, durante il periodo del lockdown, a un certo punto c'era da, nel senso, registrato il lockdown, appena si è riaperto, noi chiaramente si copiava le cose fatte. Quindi ci sono i nuovi blogger Barbie. Cioè, io arrivo e vedo questo video con questi tre rettangoli e queste tre poveracce, una nell'armadio di casa, l'altra veramente, cioè nello sgabuzzino, e l'altra, perché le hanno registrati da casa. Quindi dovevamo, facendo finta di essere Barbie, vedere queste tre disperate in pigiama praticamente, che hanno registrato durante il lockdown nel proprio armadio, nel proprio sgabuzzino, no? E poi dici, ma che è sta roba? Meraviglioso. Succede anche questo, perché cioè, se bisogna andare a mettere comunque contenuti sul canale o andare in onda dall'armadio di casa, direttamente dall'armadio di casa, e fa come Barbie. Le prime operazioni, perché queste cose poi magari fanno anche a vita, tu non puoi vedere la mente una volta. No, queste ti scappano da rivedere, la rifare, però veramente sono queste dietro le spinte, capita. E parliamo di uno dei tuoi personaggi preferiti, se non il tuo preferito, questa linea inversa, no? Questa Sailor Moon in modo un po' più alternativo, no? Ecco, io la definirei così. La conoscete tutti, chi è Rina Inverse? Cioè, avete visto, sapete che cos'è Slayer? Perché comunque è un anime un po' datato ormai, che in realtà in Giappone tu lo conosci, no? Voglio vedere una cosa.
Vuoi dire una cosa? Sì. Gliela facciamo dire? Ma sì, certo. Dai. No. No. Dillo. Barbie ha detto sì. Dillo. Barbie si è evoluta nel tempo, ma tu sei evoluta con lei, quindi credi che il tuo talento del doppiaggio ci sia sempre stato, oppure è cambiato nel tempo ed è migliorato? Ma io spero di essere anche migliorata, cioè in senso generale, non solo per Barbie. Se io mi riascolto in Licia, la prima immagine che mi sento un po' più carina, cioè mi faccio un po' tenerezza, nel senso che è chiaro poi, il mestiere del doppiaggio, più fai e più chiaramente ti sciogli e ti dà di più, per cui questo sicuramente si è. Però torniamo alla nostra Rina. Torniamo alla nostra Rina. Per dire, non mi ricordo più. Ti sei divertita, penso, parecchio. Come una matta. Ecco, tu prima facevi riferimento a Sailor Moon. Io, Rina è la serie di Slayers, che forse è stata la prima serie veramente da protagonista. Perché adesso io non mi ricordo più, ma io ho già fatto comunque altri anime, magari non protagonista, però c'è Bulma, non è la protagonista, però comunque è uno dei personaggi ricorrenti. Ho fatto piccoli problemi di cuore, cioè comunque già tante cose. Però quando è arrivata Rina, o Lina, lei era la protagonista assoluta. E mi ha divertito da morire perché era un personaggio assolutamente fuori di testa e fuori dagli schemi, perché all'epoca c'era protagonista, cioè o c'era Goku o c'era Sailor Moon. E Sailor Moon era questa meravigliosa, si trasformava tutta tenerina, tutta deliziosa. Rina, una scaricatrice di morto, cioè lei veramente era un maschiaccio, bella, bruttina, guai a dirglielo. Non c'aveva le tette, e una volta che Guido ha usato, che era il protagonista maschile, ha usato di lei, ma si è un po' piatta, si è scatenato il finimondo. Lei seduta a tavola, sembrava, avete presente, Luffy quando mangia, ha preso da Rina, perché Rina è arrivata prima. Ecco, lei così, cioè proprio con la bocca larga e la tavola apparecchiata, spazzolava tutto. Quindi faceva ridere da morire, perché era l'antitesi di Sailor Moon praticamente. Però era una maga potentissima. Quando tirava il suo fulmine rosso, cioè tirava la terra le città, cioè c'era un po' sulla città un cratere, no? Ed era di una comicità, non so, insostenibile, nel senso che io mi ricordo un turno, chi non ha visto la serie, c'era Rina e c'era Guido. Guido dice, perché Guido? Guido, cioè non adattamenti italiani, ok? Che era il protagonista maschile, innamorato ovviamente di lei, ed eravamo spesso a leggere insieme, io e Diego Sapre. Io mi ricordo che c'era sta scena che noi non siamo riusciti a doppiare, perché partiva la scena da doppiare, l'avete vista? Sì, sì, ok, ci diamo, va bene. Partiva la scena e lei faceva una faccia tale, in cui ci veniva da ridere. Ma col direttore Federico Danti, allora, vogliamo inciderlo o no? Sì, sì, ok, la facciamo. Vai. Arrivava. Ma l'abbiamo fatta tipo 20 volte, alla fine Federico, colto dalla disperazione. Ok, andiamo avanti, lo facciamo domani. L'abbiamo fatta nel turno successivo, il giorno dopo. Non c'è stato. Era veramente da morire da ridere. Io la serie di Slayers l'ho fatta veramente lasciando le corde vocali, le tonsille, attaccate al microfono, perché poi veramente era, passava dai momenti dolci e una riga dopo sclerava, e quindi veramente era una ginnastica per le corde vocali, per i riflessi, veramente uscito dal turno di stunta, però mi ero divertita come una matta, cioè mi faceva proprio ridere, e quando tu alla fine hai una cosa che ti diverte, si sente. Io sono sempre divertita con tutti i miei personaggi, però diciamo con Rina particolarmente, perché... E parliamo di un altro personaggio che ha avuto anche la sua evoluzione, Bulma, che è partita dall'essere una cacciatrice di Serre del Drago a essere la moglie del principe di Serena, quindi la... Cosa vuoi che sia? La principessa di Serena, diciamo. La principessa, sì. Esatto, è vero, questa cosa, è vero. Però il principe di Serena è un Bulma. Nessuno mi ha mai dato della principessa. Però, no, è acquisito il titolo. Però è vero, è un titolo acquisito. E Bulma ha fatto un bel excursus, in bene e in male, nel senso che quando la serie è partita,
pianeta c'era Goku e c'era Bulma, con tutte le conseguenze del caso, cui scene censurate, lei sempre che no, con Goku, che cos'è? Vabbè, ok. E lei era una grande scienziata, ha fatto di tutto di più. Poi mi ricordo che tutto è sparita, hanno ripreso il doppiaggio, mi ha sostituito perché io non avevo turni, e faccio tutto, arrivo e mi ricordo Maurizio Toresan, Paolo Torresan, così di Goku. Facciamo un applauso, facciamo un grande applauso. Perché quando si arrivava al doppiaggio lui ti spiegava per filo e per segno cosa succedeva in quelle puntate del tuo personaggio, perché all'epoca non era come adesso che qualunque cosa arriva la serie che uno già l'ha già vista in originale, no? Vai su Google e in 3 secondi sei tutto del tuo personaggio. All'epoca arrivavano notizie varie dal Giappone eccetera, lui ti raccontava tutto. Mi ricordo che arriva papà, è passato del tempo e Bulma, si è capito se si è sposata, comunque ha avuto un bambino. Come ha avuto un bambino? Ma da chi? Mi ricordo questo momento di panico e quindi dopo tanto tempo mi sono ritrovata madre e non ho capito come è successo, quello è bello, no? La volta dopo senza mi sono accorta, diciamo, esatto, quindi ha avuto un'evoluzione, però diciamo che poi è diventata, mi lamento, posso lamentare un po' meno protagonista, c'erano solo questi 6 anni che continuavano a evolversi, a combattere, a evolversi, però no, vabbè, mi ha divertito molto. Lei Bulma è di quelle amiamoci partite, nel senso che poi al momento era un po' FIFA, quindi era sempre quella che si preoccupava per il marito, però insomma, divertente. Ne ho viste tante con Bulma, quando mi capita di vedere i primi episodi su YouTube, anche lì mi intenerisco perché no. Comunque sono una novella, che punto. Un'altra guerriera, Sakura, però in questo caso riusciva a tenere testa al protagonista. Dai, facciamo un applauso. Facciamo un applauso, Sakura. No, più che altro, perché adesso chi è pro Sakura e chi è contro Sakura? Perché io abbiamo sentito, cioè, ho visto proprio delle chat dove odiosa Sakura. Ah, non si può vedere, non la posso soffrire. Qualcuno non ama Sakura? Ha tirato su un dito, non ha usato proprio fare. Io devo confessare che ero dalla parte di Nata. Vedi? Perché è dolce. Ecco, allora ditelo che siete contro Sakura, ditelo. No, io l'ho sempre amata alla follia. L'ho sempre amata alla follia perché? Perché la trovo molto umana come personaggio. Nel senso che dovevo, insomma, l'universo femminile è complesso e molte volte incomprensibile, per cui tu dici questo non te fila le pezza, niente, cioè proprio quando una è innamorata del coccio proprio, no? E Sakura è così, ma come tante ragazze, glielo puoi dire in tutti i modi, ma c'è un adulto che ti muore dietro e lei vedeva solo Sasuke, che gliene ha fatte di tutti i colori, ma lei, e io la trovo molto umana. In ogni personaggio uno trova delle sfumature, no? Per trovarle comunque un carattere, una coerenza, non lo so. E quindi io l'ho amata perché l'ho trovata molto, molto, molto umana. Però è anche il personaggio, mi ricordo una volta che qualcuno aveva scritto è inutile, Sakura è inutile. Sakura è il personaggio che più di una volta si è fatta delle pippe mentali, no? Perché mi hai sempre protetto tu, quindi questa volta io darò la vita per... Cioè è quella che al momento però del dunque non si tira indietro ed è pronta a sacrificarsi per Naruto anche, cioè, quindi c'è proprio poi questo spirito di gruppo che la contraddistingue. Poi, cioè, adesso sottovalutiamo il ninja medico che però in alcune situazioni, cioè, alla fine se lei non gli dà energia, non gli dà... Quindi perché non vi piace Sakura? Io voglio fare un applauso alla preparazione. No, è tutto relativo. Io adesso dico questa cosa. Facciamo questo applauso perché sei preparata. Cioè, tu non fai questo applauso. Sei un'appassionata. No, ma io poi non sono così, nel senso mi piace essere anche più addentro. In realtà ci sono amici, colleghi,
che sono diventati doppiatori, ma perché sono partiti da fan. In realtà io sono diventata fan man mano che li doppiavo, e quindi fan dell'animazione giapponese. Per cui tante cose, io poi non ho il tempo di guardare le serie, per cui conosco i personaggi perché li vivo. Li vivo. La cosa secondo me è molto diversa, perché voi guardate il prodotto doppiato, per cui all'interno della storia dite no vabbè io sono, da oggi me la leggo a Dio, pro in alta, no? E noi invece li viviamo da dentro, e quindi nel momento in cui tu, non so come dire, non lo guardi, lo vivi, vivi quello che sta vivendo Sakura, e quindi ci va, anche quando mente puntualmente, ah, ha avuto per dirvi, no, io ti amo, no, ho scherzato, che non mi crede nessuno. Cioè io c'ero, e quindi lo vivi sulla tua pelle, e quindi ti rimangono delle cose che non puoi non volerle bene. Tanti invece, racconta le bugie, tanto non ci crede nessuno. Oh, e quindi niente, sono un po' di parte, però credo che sia anche quella la differenza. Noi veramente viviamo da dentro, ed è un approccio diverso. Quindi non mi puoi parlare male di... Comunque ci fate vivere delle emozioni che finite a trasferire, cioè, attraverso la vostra voce. A me, d'accordo, mi ha fatto anche piangere proprio. Colpa di Sasuke, che è sempre colpa sua, però è così. Ma a proposito della tua carriera, tu doppi, canti, e noi abbiamo preparato un piccolo contributo legato più a un canto che adesso andiamo a vedere. Quindi sono pezzi
che in realtà tu arrivi al doppiaggio e ti dicono: ah, poi c'è anche una canzone. Come c'è anche una canzone? E sì, e quindi magari adattata in qualche modo con il direttore che ti dà due indicazioni, si cerca di inciderla. Infatti era un po' scricchiolante, io li sentivo e guardavo dico: mamma mia, ok. Poi invece ci sono dei pezzi tipo i Mini Pony, che invece lì in America hanno proprio un'opera di scrittura sulle canzoni dei My Little Pony, cioè sono canzoni a musical, per cui lì invece si facevano proprio delle sessioni a parte per incidere le canzoni. E quindi quelle magari te le mandano il giorno prima, se ti va bene due giorni prima, e tu cerchi di studiartele e quindi cerchi di fare un lavoro insomma un pochino più professionale. E poi invece, intanto qualcuno mi dice: ma tu sigle? Sì, ho inciso anche delle sigle per serie Rai, serie tra l'altro prodotte italiane, e quelle invece la sigla è un'altra cosa rispetto a interpretare una canzone che fa parte della storia, fa parte del tuo personaggio. La sigla ha tutta un'altra sfumatura, cioè non devi cercare di interpretare un sentimento, è proprio la sigla di apertura, quindi molto wow, divertente, simpatica. Poi i cartoni animati che ho fatto, le sigle erano cose veramente per un'audience piccolina, cioè proprio per bambini, per cui molto sorridenti, molto simpatiche. E quindi anche il cantare si presta a mille sfumature diverse, di vederle tutte in fila fa un po' impressione. E poi vabbè, la sfida di cantare le canzoni originali giapponesi. In questa tua avventura, come è iniziata? Questa... Tu, oltre a tutto, sei anche un idol. Allora, sono protagonista di questo spettacolo, un concerto che si chiama Idol. In realtà non sono un idol, ragazzi, voi conoscete le idol, questi personaggi giapponesi. Età media, Nami, 15-16 anni, io ne ho qualcuno in più. Pochi, però qualcuno in più, quindi non posso fare l'idol. Però quando ho cominciato questa operazione, cioè, proviamo a vedere, ma quali sono le sigle degli anime che ho doppiato io? Il primo è stato appunto Slayers, quando dopo 14 anni è tornata la nuova serie, dopo 15 anni è tornata la nuova serie, ho detto: ma che sigla avrà? E lì ho scoperto la bellezza delle sigle originali, ho detto: no, vabbè, ma io questa canzone devo impararla. Non parlo il giapponese, non conosco il giapponese, per cui uno dice: ma che senso la vuoi imparare? L'ho imparata, grazie poi ad amici che invece il giapponese non parlano, per cui mi cercavano di aiutarmi a capire il perché è scritto così, si pronunciava cos'ha, eccetera. E poi da quello dici: vabbè, ma tipo la sigla originale, forse la seconda è stata forse Blue Bird di Naruto, poi una chiappa l'altra, e quindi poi alla fine ne ho imparata una sfilza. E poi chiaramente ho cominciato a dire: vabbè, ma ci sono anche quelle italiane di Barbie, alcune tradotte, mi viene in mente Shuko Chara, dove io avevo questo personaggio che cantava, e quindi mi sono imparata le canzoni che erano state adattate, tradotte e adattate in italiano. Però poi ho detto: ma com'è il giapponese? Oh raga, cioè in giapponese suonano meglio. Per cui ne ho cantato metà in italiano, metà in giapponese. E quindi niente, è un'avventura quella del canto, ma è un'avventura perché è un'avventura con me stessa. Mi diverte ed è un universo da scoprire, proprio da esplorare. Poi tipo due anni fa, quando c'è stato la presentazione di One Piece Film Red a Lucca, e quindi sono fatte cose grandi, bisognava fare il karaoke di One Piece, e mi ha detto: vabbè, ma We Are, oh, We Are non la conosco, vabbè, pari. E io non parlo giapponese, però, tipo, so, me l'ha detto due settimane prima, no? Dove, però ce la posso fare, so, chi è che conosce We Are in originale? Pochini, però. Allora, che sono i numero? Kakiatsune! Pochetto, poi sorretto di wanna be my friend. We are the crew, we are. Bravini, Marisol. La prossima volta qui preparati, così facciamo un bel coro tutti insieme.
canzoni che noi andremo ad acquistare molto volentieri. Non vedo l'ora che esca, ok? Cioè con tutti, passate in termini, con tutti i cani che cantano oggi, cioè, dai, tu, secondo me devi cantare per sostituirli. No, vabbè, divertente. No, comunque non mi improvviso, studio canto, per questo, ma è comunque una parte del nostro lavoro, perché io mi sono messa, sono partita, dicevo prima, facendo parte di un coro, però poi da grande, coscientemente, ho cominciato a studiare canto, quindi con metodo, ed è ginnastica per le corde vocali che mi aiuta ancora adesso, per cui insomma... canto, mi esercito, chi lo sa, cosa combinerà. Ecco, puoi anche spiegare cosa fai per la tua voce, per mantenerla sempre così, cioè esercizi, magari cose che fai durante la giornata, abitualmente. Allora, io comunque continuo a studiare, studiare canto vuol dire che, adesso non tutti i giorni, perché poi magari ti manca il tempo, però i vocalizzi, che il cantante usa prima di un concerto per scaldare la voce, cioè comunque sia il doppiatore usa lo strumento corde vocali per lavorare e quindi è giusto che se ne prenda cura. E quindi la come il ballerino, io forse perché studio danza classica, sono abituata a fare lezione, cioè la sbarra prima di fare il centro. Secondo me è la stessa cosa per l'attore. Cioè tu usi la voce come strumento, tra l'altro non l'attore ma il doppiatore che magari fa cartoni animati, per cui veramente massacra la voce, perché l'uso della voce è molto più usurante, no? Non è che un attore recita una parte strillando come strilla Nami quando si arrabbia, no? È chiaro che devi in qualche modo aiutare le corde vocali a far ginnastica per aiutarle prima di tutto a lavorare meglio, cioè perché tu riesci a fare con le tue corde delle cose che sembrerebbero impossibili. E poi che mi permette alla mia tenera età. Ancora, se voglio, c'è un flashback con una Nami bambina. Va bene, che problema c'è? Lo faccio comunque. Diventa un gioco, no? Mi vengono in mente, ad esempio, mi viene in mente la risata di Jessie, che penso che ti abbia certo. Ma allora, se fate una certa, non ho detto l'orologio? Sì, forse, allora io mentre finisci, guarda che se qualcuno... No, aspetta, no, io voglio fare una cosa, siccome noi di solito con la... l'ausilio di voce animate ci prestiamo sempre a fare un doppiaggio dal vivo, ma sì, qua non era possibile, sì. Non era possibile organizzarci. Però adesso facciamo un esperimento tutti insieme. Lo conoscete il mock del Team Rocket? Lo facciamo insieme, nel senso che io faccio Jessie e voi fate James. Dai, facciamo questa cosa. Ma lo conoscete, non mi fate fare brutte figure. Adesso poi lo faccio io, ok? Siete pronti? Ditemi sì, ok? Ma più convinti però. Vabbè, sì, tu sai come sta, si dà ragione a sì, vabbè, lo facciamo. Un po' di entusiasmo, lo facciamo? Sì. Ok. Pronti? Vado? Preparatevi a passare dei guai. Sì. Proteggeremo il mondo dalla devastazione. Io sono Jessie. Team Rocket è pronto a partire alla velocità della luce. Cioè, James l'hanno cassato, vabbè, siete stati bravi comunque. Spazio per un paio di domande. Se... Ah, sto dicendo se qualcuno deve già la così. Allora, avvicinami pure. Ma che... sì. Ma chi sei tu? Sappia. Mm.
cresciuti con la tua voce, sentirti dire che lo fai con passione. Emozionatissima, ma è bello così, è proprio bello, e le emozioni che ci date tutti i giorni sono queste, è il risultato. Perché nel mondo degli animali noi ci rifugiamo, vedere la tua passione, quello che lo fai con passione a differenza di TikTok e improvvisati, i doppiatori, vedere sentire te che interpreti il personaggio entrandoci dentro ci fa innamorare ancora di più di questo mondo, quindi grazie. Speciale Gamix Marche, preparati a giocare!